notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Abbiamo fatto la notte anche questa volta. Allora, che ora si è fatta qua? Che ora si è fatta? Si sono fatte le 6:28. Il beige l'abbiamo passato anche stanotte, entrata e uscita. Adesso il dubbio amletico è solo uno. Mi devo fermare a prendere gli integratori fatti da cappuccino e brioche o non mi devo fermare. Questo è il dubbio amletico della mia giornata. Per il resto non ho grandi dubbi per quanto riguarda questa giornata. Vai avanti con sto video, popolo, avanti! Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere. I nostri pensieri, noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Sono le 9, lo dico io, sono le 12:30. Teoricamente si sperava di aprire gli occhi verso l'1:30, le 2, ma oggi non è possibile. Diciamo che il dormire in generale non è una cosa che mi si addice, ma oggi tanto, oggi men che mai, e quindi vediamo di fare una cosa nuova andando ad aprire il frigo. Come quando da bambino la guardavo con papà, bandito, una vita accanto al diavolo, e la sciarpa rossonera, con orgoglio indosserò, e fiero di aver scelto sempre solo te, ogni giorno nella vita, cosa più bella non c'è. Vita mi devo far fare 200 anni che si viene a sto stadio, sbaglia l'uscita, invece di prendere la tangenziale entra in città. Olivier, scansati che sono pronto, scansati, dai, devi passare, santi Dio. E confusione sarà perché ti chiamo, è un'emozione che sale piano piano, friggimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un po' scalumentino. La 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 la
Calabria! Con il numero 8!
Immobile, ragazzi! Vabbè, però mi nocca, però le auguro questo spazio.
Tiriamo in occhio. Dai, dai, dai! 84, dai, dai! Pioli out! Pioli out! Ignoranti, inetti, invertebrati, amebe! Chi ha vinto stasera? I giocatori? Eh? Chi l'ha messo in squadra in campo stasera? Ibra? Eh? Ibra? Ha fatto tutto Ibra in questi anni? Non sapete cos'è l'educazione, il rispetto, la riconoscenza, niente. Infatti siete dei falliti, avete delle vite da falliti, voi e chi vi ha messo al mondo. Magari usciremo lo stesso perché ci siamo complicati la vita in questo girone. Che potevamo, dove potevamo avere minimo 4 punti in più, come minimo. Ok? Comunque, vedremo. Questa è la Cimila. Quando ha la formazione titolare, quando è in serata e quando gioca a calcio. E quando non c'è l'anticalcio. Chiaro? Dovevamo farci male sabato con l'Udinese per rischiare di non avere la formazione titolare stasera. Dovevamo difenderci nel derby per allenarci a difendere anche in Champions, dove se ti difendi perdi di sicuro. Abbiamo vinto attaccando. Siamo andati sotto, non ci siamo disuniti. Compattezza, coesione, unione, spirito di gruppo, quello che la cosa, le caratteristiche che ci hanno contraddistinto in questi anni, e l'abbiamo portata a casa alla nostra maniera, giocando a calcio, nel nostro habitat naturale. Zitti, muti, non sapete niente, siete ignoranti, siete nati male e morirete male. Minchia Stefano! Ehi, com'è? Sai chi sono? No. Edoardo, quello che sei questo di Instagram. Ciao, a posto? No, no. A posto? Sì, te? Meglio di così. Pioli out stasera, nessuno me lo dice. Ma io non ho mai detto. Nessuno me lo dice Pioli out stasera. Infame. Questi giocatori che non vengono fatti giocare. Pellegrino si fa uccellare a Napoli, Pioli out, Magnà sbaglia metà barriera a Napoli, Pioli out, Pioli out, giocano quando si ricordano, Pioli out, Giroud non ce la fa più, tutte le partite non ce la fa più, Pioli out, ma voi out, quando ce la volete essere pagati, sono anche disposto a pagarvi, quando andate out voi, quando? Almeno della mia vita, come minimo. Poi per il resto si vedrà. Ditemi cosa volete e ve lo do. Le nostre notti. Queste sono le nostre notti. Le nostre notti, le mie notti. Questa è la AC Milan. Questa è la AC Milan e questa è la AC Milan della stagione 2023-2024. Questo è l'AC Milan con la formazione titolare. Perché Leao smette di giocare a Napoli, viene tolto, Pioli out, Giroud non ce la fa più a Napoli, viene tolto, Pioli out, Pellegrino si fa uccellare a Napoli, Pioli out, Magnà sbaglia a mettere la barriera a Napoli, prendiamo il gol del 2-2, Pioli out. Contro il 5-5-0 di Piemonte, al 40esimo del primo tempo restiamo in 10 uomini e perdiamo su autorete, Pioli out. Con l'Udinese dobbiamo cercare di preservare la squadra in vista della partita di stasera, Pioli out, e perdiamo su un calcio di rigore che un giorno scopriremo se c'era o non c'era. Nel derby cerchiamo di fare la partita perché dobbiamo sempre avere una mentalità europea, dobbiamo allenarci costantemente per questo, Pioli out. Ma voi quando andate out? Ma voi quando andate out? Voi siete out dalla nascita. Quando vi togliete da Nantes davanti per sempre, quando sparite, quando sparirete? Amebe, invertebrati, disagiati, luridi, pezzenti, infami, maledetti, schifosi, fate schifo. Non avete un briciolo di educazione, rispetto, umiltà e riconoscenza che ha quell'uomo. Ho sempre detto in vita mia, da sempre, da quando sono nato, che un allenatore, soprattutto in una squadra di Serie A, soprattutto in un top club,
non conta più del 20%, perché i giocatori alla fine fanno quello che vogliono. Decidono loro, soprattutto adesso, nell'epoca di oggi, decidono loro, fanno quello che vogliono, fanno quello che vogliono, fanno il bello e il cattivo tempo. Quindi non era il super allenatore quando abbiamo vinto lo scudetto, quando siamo arrivati secondi, quando siamo arrivati in finale di Champions League, e non è un pezzo di fango quando perdiamo. È un allenatore, è una persona soprattutto che è arrivato in punta di piedi, ha fatto il suo, ha capito in che ambiente è arrivato, è migliorato, è cresciuto, ha fatto più cose positive che negative per quello che può fare un allenatore a questi livelli. E senza avere Van Basten, Gullit, Rivera, Baresi, Maldini, Savicevic, Boban, ha ottenuto un secondo posto in uno scudetto della semifinale di Champions. Si sta giocando l'accesso agli ottavi di Champions, nonostante che con Newcastle e Borussia Dortmund abbiamo sbagliato 200 gol a partita, però Pioli out, anche lì sbagliamo 200 gol a partita, ma Pioli out. Si sta giocando l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, e il campionato è lì, tra le prime, dopo 11 giornate, tre sconfitte, una arrivata su autorete, una arrivata con un calcio di rigore contro, e l'altra arrivata perché noi tentiamo di giocare al calcio, gli altri fanno catenaccio e ci colpiscono in contropiede. Quindi si sta facendo quello che bisognava fare più o meno in campionato. L'unica partita un po' sbagliata era quella con l'Udinese, ma quella con l'Udinese veniva prima della partita di stasera e non si poteva rischiare di mettere in pericolo questa partita di questa notte. Dovete sparire innanzitutto dalla mia vita. Innanzitutto dalla mia vita, reale e virtuale, ok? Punto. Non è detto che passeremo il turno, perché ci siamo complicati la vita grazie a tutti i gol che abbiamo sbagliato con Newcastle e Borussia Dortmund, grazie alle due ammonizioni dei primi 6 minuti a Parigi, e grazie alla nostra voglia di fare la partita a Parigi ci siamo complicati la vita. Stasera abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo rischiato di prendere qualche gol in più, abbiamo rischiato di farne in più, questo è il calcio, devi rischiare, devi essere propositivo, devi essere offensivo, devi difendere, ti devi difendere attaccando, questo è il calcio, questi siamo noi, questa è la nostra storia. Buonanotte Inetti.